comunque, vabbè, è ancora più solo degli altri o no? Sì, il portiere lo sappiamo benissimo, no? Io dico sempre, per ridere, che il portiere, già solo il fatto che ha la divisa un po' diverso dal resto della squadra vuol dire che è diverso dagli altri, in particolare. Poi chiaro, cioè, a me fa sempre ridere che quando si fa gol si esulta, tutti quanti esultano da una parte o dall'altra, ma nessuno può esultare verso il proprio portiere, no? Quindi anche nel momento di gioia il portiere si ritrova a essere da solo, però a parte le battute, secondo me, avendolo fatto è proprio più bello, più affascinante, più stimolante, chiaro, quello con più rischi, quello con più problematiche, però stare tra quei pali è una sensazione particolare. Ecco, la parata più bella con la maglia del Toro qual è? Adesso bisogna andare indietro un po' negli anni, sicuramente mi ricordo un Torino-Vicenza che vincevo 2-1, che fu una delle ultime partite prima di iniziare i playoff, quella sicuramente fu una parata importante che ci permise poi di giocarci i playoff da primi praticamente, quindi di incontrare e di avere tutti quanti i risultati a nostro favore. Ma come si diventa portiere para rigori? Bisogna essere matti. Quindi dico sempre che io faccio sempre questo esempio quando parlo ai ragazzi, no? Quando anche nella mia academy che mi chiedono, noi portieri mettiamo le mani e la testa dove l'attaccante sta calciando. Quanti attaccanti metterebbero le mani e la testa sui piedi di un altro giocatore che sta calciando? Non si parla di pugilato, ma di portieri Granata. Sorrentino ha una parte importante questa storia di 100. Beh, è una parte importante. Lui racconta anche che comunque la sua carriera è un po' particolare, no? Perché lui nasce attaccante. Poi a un certo punto il preparatore dei portieri Rago, che è stato un portiere del Catania, e gli dice: senti, ci manca il portiere. E tu d'altronde sei figlio di un portiere importante, a un certo punto non puoi far solamente bene. E lui si mette in porta e da quel giorno lì è cambiata la sua vita, è cambiata la sua carriera. Probabilmente magari da attaccante non avrebbe avuto la fortuna che ha avuto invece da portiere. Quindi a volte basta una piccola variazione, no? Da parte di un allenatore che ti cambia la vita. Sai, noi siamo partiti dal fatto che c'è una solitudine dei numeri uno, no? Perché a un certo punto loro sono sempre un po' avulsi dalle azioni, dal centrocampo in su, e quindi si trovano un pochettino soli a pensare, e quando a volte prendono un gol oppure salvano un gol da soli, insomma, è sempre un'impresa, oppure una delusione dove tutti i tifosi, ecco, ha preso quel gol. Cioè, in realtà ragazzi, il portiere è sempre solo poi alla fine, eh? E quindi deve saper amministrare bene le partite con i propri difensori. Se ne possono dare tanti oppure non dire nulla. Gli errori li facciamo tutti in ogni ambito lavorativo, quindi non c'è nessuna crisi per quanto riguarda, secondo me, il portiere del Toro. Il Toro è ben coperto, ha un portiere come Milinko Savic, che comunque è cresciuto tanto, ha giocato tanto. Qual è la chiave di questo libro? Ma l'idea nasce proprio dal fatto che non c'era stato pubblico sul Toro, è stato scritto tanto, non c'era nulla sui portieri, soprattutto nello specifico sulla storia dei nostri portieri. Abbiamo
abbiamo pensato a questo libro che vuole essere un omaggio a, a un ruolo che è molto particolare, e quindi anche questo, l'idea era nata anche da questo, cioè i difensori ce ne mille, ce ne sono troppi, il portiere ha un ruolo così specifico e particolare che crea anche un mito, crea un personaggio, sono stati dei personaggi, come poi vedremo nel libro, tanti personaggi, noi ne abbiamo scelti, intanto ci sono tutti e quindi abbiamo ricordati tutti, tutti quelli che hanno fatto almeno una presenza in Serie A, e sono 106. Di questi 106, dove c'è tanto di ognuno, abbiamo poi scremato i migliori 20 secondo noi in ambito rispetto alle presenze che hanno fatto. La scelta è stata fatta proprio su questo, quelli che hanno giocato di più e di più in Serie A. Voglio raccontare una cosa a Stefano, no? Pensa che Olivieri, grande portiere che ha vinto i mondiali, a un certo punto Erlestein, quando lui era ancora alla Lucchese, lo portò a scuola di danza. Voi lo sapevate? Perché doveva migliorare l'equilibrio. Tu devi avere maggiore equilibrio negli stacchi, nella posizione, nel lanciarti comunque da un palo all'altro. E lui andò a scuola di danza. Pazzesco!